Thank you.
Buonasera, onorario un po' balzano, buonasera Brusim, buonasera forse anche il gioco. Diamo un'ultima chance a questo gioco che sono più le cose che mi stanno facendo perdere la pazienza che quelle che mi invogliano a giocare, ma non ci sto a lasciarlo così in sospeso. Ci ho giocato una mezz'oretta prima, ho scoperto che c'è un'altra area qui che ho chiamato l'area Metroid, si capisce poi quando ci arriviamo, se ci torniamo. Il problema è che in questa area gialla c'è un solo ascensore qua. E ogni sarcazzo di volta mi lo fa tutta la strada per tornarci qua. Avevo trovato un teletrasporto, però non raggiungibile, quindi probabilmente bisogna trovare l'altro ingresso che mi ci porti. E ovviamente la mappa non me la segna, perché c'è sta cosa che te ne segna soltanto se li usi i teletrasporti. Ok, ma mica mi ricordo dove stava sto teletrasporto. Mannaggia la miseria. Era da ste parti qua, credo, però vabbè, è abbastanza irrilevante. Però quest'area qui, questa gialla, c'è un solo cacchio di ascensore. In tutto ciò io non ho ancora trovato la terza Gorgone e una parte di me mi dice torna qui da sto boss, io non riesco a ricordarmi qua perché non sono andato avanti. Quindi adesso ci torno e mi ricordo che non ci posso tornare comunque, cioè che non ci posso andare comunque, però a sto punto ci andrei prima di fare tutta sta manfrina di tornare qua sopra. Qua dove siamo morti la volta scorsa. Non lo so, dicevo, è uno di quei giochi, un gioco a cui potrei voler bene molto di più. Un po' è colpa mia, ma un po' è anche colpa sua, secondo me. Sì. Ah no, è sempre sto posto qui. Ci sono venuto 40 volte a fare la stessa cosa. E non mi ricordo mai perché non si prosegue, però. È una delle altre cose che non mi aiuta molto ad amarlo. Che la mappa mi dice solo da che parte si prosegue, però. Vabbè, quello non è un problema suo, eh. Ce l'hanno molti Metroidvania, la stessa cosa. Ma non ti fa capire però perché non puoi proseguire, mannaggia. Sto cominciando a preferire le mappe vere a queste mappe qua, Symphony of the Night. Cioè le mappe proprio che riprendono la mappa di gioco, tipo con quello che abbiamo giocato di recente, come si chiama? Di recente, qualche tempo fa. Quell'altra specie di Metroidvania Dark Souls in 2D. Buonasera Akuma, buonasera, bentornato. Con la tizia con la spada lì, come cavolo si chiamava? Quello aveva praticamente la mappa del gioco in miniatura che tu potevi vedere, cioè è più evidente così, no? Qua è un dramma vero. Cioè abbiamo pure questo pezzo qua per dire che non mi ricordo qual è il problema. Ci andiamo, andiamo. Non è che era questo il problema, cioè che adesso posso risolverlo col cubo? No. Ah, devi colpirmi per forza, ho capito. Sono mai salito qua? Ah, perché sì. Perché non si poteva. Quindi è qua che serve sto coso, mi sa.
Però dove lo devo mettere, mo? Non lo riprendere. Lo vorrei poggiare qua a terra, non c'è verso. E siamo morti di nuovo. Posarlo? No, devi farlo lanciarlo. Mi deve complicare la vita comunque. Devi forza ammazzartele queste. Vabbè. C'è una stanza che sembra avere un passaggio segreto in alto. E mi devi dire quale stanza però. Capire come si deve usare questo, se lo devo buttare nelle punte e poi far saltare la tizia rossa, se devo metterlo lì, cioè. Almeno di qua siamo andati avanti. Tutto sto casino per una chiave bianca. Che non è male in realtà la chiave bianca. Che c'è una stanza qua con una chiave bianca. Però è sempre. Cioè, ricordo, dobbiamo partire da qua e farci tutta sta camminata fino a là. Speravo di sbloccare qualcosa. Vabbè, già meglio niente. Si prosegue a destra, ma ci vuole la chiave rossa che non abbiamo, giusto? Due stanze fa, quella con i cubetti di teschi da rompere. Ho capito la stanza, ma non capisco dove dovrebbe essere il punto del passaggio segreto. Tanto ci dobbiamo tornare. Grazie.
Questa dici, no. L'altra stanza coi cubi. Quella sopra. In realtà non ci dobbiamo tornare, però a questo punto. Questa qua a destra lì, questa. Dice che là sopra si passa. Ah, in realtà in basso dici tu? Può essere. Qua a destra dici tu. Nope. E non ci posso arrivare sopra, banalmente. Pure se riuscissi ad arrampicarmi su questo muro qua, c'è quella sporgenza lì che non mi fa fare salti. Quindi mi sentirei di escluderlo. Torniamo lì a perdere tempo a ricordarmi perché non possiamo proseguire di qua. Ah, vedi che forse serviva questo pure di qua, però. In realtà non so che farci. Non so quanto sia voluto quella cosa che sto facendo, però. Che problema? Ah, ma noi siamo ancora qua sopra. No, non può essere, mi devo portare sto cubo fino laggiù, dai. Va bene se... Prende lo usavi per salire qua, forse. Se non avevi la tizia che si arrabbica sui muri. Non vedo alternativa, in realtà. Lo sto portando così per... Me lo porto per bellezza fino alla fine. Allora, ci sono diversi punti, c'è una roba in basso, dobbiamo andare comunque di qua. Devo scendere qua. E mo? Ancora giù? In teoria sì. No, niente in teoria. Lì non ci siamo mai arrivati. Giusto? Eh sì, bisogna risalire da su in qualche modo. Ah no, non ci faccio niente con sto cubo, uno. Ma che di non fa sta cosa ogni volta? Addio cubo. Sto pezzo è insopportabile, cioè mettersi... Ah, ho capito dove stiamo. Non ricordo assolutamente cosa fare qua.
C'era quella stanza in cui non si capiva cosa fa questa qua, no? Che non si capiva come aprire quella porta a destra. A meno che di non trovare un modo di uccidere quello verde lì. Ma non c'era verso di uccidere quello verde. Sta stanza mi ha sconfitto, non so proprio cosa vuole da me, cioè. È questa parte qua che non capisco, che è tutto inutile venire qua, cioè questa mezza stanza qua non serve a niente. Eppure. Eppure boh. La fretta è brutta. Tanto dobbiamo tornare qua a scoprire che non possiamo passare e ricominciare per la 40esima volta. Ah no, io devo scendere qua. Ah, e quindi quella stanza rossa è quella. Non so come proseguire. No, manco da lì. Ma come cacchio è possibile però, dai. L'unica è che dobbiamo capire come rompere quei muri là. Ci deve essere un'abilità che rompi quei muri là. E con quella abbiamo risolto. Perché altrimenti non so che fa. È l'unica soluzione. Che questo non lo colpirò mai da qua. E io da qua non posso venire se non da lì. Perché su e a sinistra non ci arrivo da nessuna parte. Cioè, né da qua né da sotto. Cioè non... Quindi deve essere di qua l'ingresso. No, ma non passa attraverso i muri. Gli unici attacchi che... E poi comunque ogni bersaglio ha un proiettile predefinito. Cioè, questa vale solo con l'arciere. Che il mago ci passa, ma non gli fai niente. Quelle teste lì le puoi colpire solo con l'arciere. Quindi sta dall'altro lato, mi sembra abbastanza evidente. Spari a quel muro, le frecce vanno verso l'altro lì e si attivano. Cosa si attivi non lo so. Ah no, però potrebbe essere il contatto, potrebbe far sparire i muri. Quindi devo venirci dall'altro lato. Però da dove? Ci deve essere un teletrasporto, l'unica spiegazione è che c'è un teletrasporto. Continuo a non capire dove devo andare per adesso. Quindi mo devo suicidarmi e ripartire. Perché piuttosto che rifarmi tutta la camminata a salire qua, tanto vale morire. E l'unica è ripartire da qua, farmi tutta la strada, tornare qua e sbloccare qualcosa qui, sperando che ci sia qualcosa di utile qua, in questa zona qua. Altrimenti non so veramente che boh a me. Cioè non... Sto gioco mi sta sconfiggendo con la ripetitività. Ci sono due buchi qua, in teoria, due strade qua, che non saprei neanche come tornarci, ma possiamo provare. Giù e su queste qua, ci sta qualcosa per forza. Saranno robe inutili, ma tanto vale. Però come ci vengo qua? Non da qua, che sarebbe facile. Ci vieni da qua, che è più vicino, ma non puoi venire da qua, perché è tutto chiuso. Devi venire da qua e fare tutto il giro dei pazzi fino a là? Perché io qua arrivo qui, vado a sinistra, qua non posso proseguire perché c'è la porta verde. La porta verde però è per andare a destra, magari posso scendere, puoi fare sto giro qua così. Boh. Oh, guardiamoci la terza scenetta, va, che non l'abbiamo ancora visto.
Vabbè, questo ti era capito più o meno. Che le gorgoni se lo sono cresciuto il ragazzino deforme che era stato abbandonato dai genitori. Ok, finita la giostra. Okay. Non ricordo cos'è. Ma vaffanculo, vai. Perfetto. Molto bene, ti ringrazio molto. Ti ringrazio molto, gioco. Per avermi complicato ulteriormente la vita. Grazie. Spero che scada la morte, voglio sperare. Qua? No. E qual era? Mo' già mi ha scudato questa. Quindi la Hall of Phantoms. Ce ne so? Non è questo, ovviamente. Però è sempre Hall of Phantoms pure qua, come si chiama? Ruins of Ash. Ok, volevo controllare una cosa, volevo vedere se ti dà più punti ferita quando stai al massimo, no? Ah, però si può scendere, ok. Ovviamente non poteva essere così facile. Ah no, ma non ci posso venire qua, no? Che palle, no? Perché non vai a destra qua. Quindi no, devo partire per forza da questo e fare tutto il giro da sotto. Per venire qua. Ma possibile non c'è una via più rapida per venirci? Santi Dio. Non c'è, non c'è. Ma in realtà pure se parto da qua però, scusatemi. Qua, come cacchio ci si arriva? Dal giallo. Ah, dovevo. No, vedi, non posso scendere di qua, è tutto chiuso. Devo salire di. No, di qua non si può. Mi deve mancare una porta segreta da qualche parte. Tra una di queste stanze e le altre. Perché non. Se guardo solo le porte segnate, quest'area qui è completamente isolata dal resto. Vi trovate, no? Non c'è modo di venirci qua dentro, in questa parte viola qua. Però in qualche modo ci devo essere pure venuto io. Qua sopra è chiuso, chiuso, chiuso. È aperto qua, ma lì l'allero. Sotto è chiuso, è aperto qua, ma sti cazzi. Questi quattro qua sono tutti chiusi da tutti i lati. Questa è chiusa da tutti i lati. Io mi dovrei ricordare in capo a lui quale di queste stanze c'è un passaggio segreto. Gli faceva sempre schifo, ritorniamo al discorso di prima, segnarmeli sulla mappa dopo che li ho trovati, no? Tutto al più che non posso neanche andare qua a destra, chiamo. Non ci posso arrivare lì a destra. Posso solo scendere, po'. Sti cazzi che sto scendendo. Non l'avevo visto, mannaggia, miseria. E non ci arriveremo mai, mo'. Che magari uno di questi teletrasporti, però. Anche là. Mo' dovrei ricordare io. A giorni di distanza, tra l'altro. Questo dove mi porta? È un po' sti cazzi però. Ok, mi ha mandato. Ah, poi avevo trovato una stanza. Non so se c'eravate voi l'altra volta, però non mi ricordo dov'era. C'era una stanza in cui c'era un anello da raccogliere. Se lo raccoglievi c'era un fantasma che si arrabbiava. E non ho capito come colpirlo. Sì, forse c'era l'ultima volta che ci abbiamo giocato. Abbiamo chiuso con quella roba lì. Ora, secondo voi, io mi ricordo dove stava? Qua
Qua probabilmente che c'è l'oggettino che lampeggia, però. Quindi è tutto inutile che ci sono venuto qua io. No, non so dove andare. È proprio la storia della mia vita in sto gioco. Non sapere dove andare. L'unica certezza è che da qua non posso proseguire. Se vado a destra qua. Qua non si può scendere, poco ma sicuro. Qua manco si può scendere. Posso solo salire e TDTT proprio. Cioè io quindi qua dentro come ci sono venuto? Quando ci sono venuto mo? In questa zona qua? Oh, se vedete una porta che mi sfugge, un passaggio che mi sfugge per arrivare da dove sto a quest'area qua, ditemelo, ma non vedo niente, io proprio zero, zero spaccato. Non vedo come ci si entri, è tutto staccato dal resto, tra l'altro. Non me lo ricorderò mai nella vita proprio. Faccio tutto il giro per andare a quell'area lì, se mi ricordo la strada. Ma devo salire o devo andare a destra per dire? Questa in teoria è una scorciatoia per arrivare prima. Destra forse? No. Ci resta quella scala lunga al centro che dobbiamo prendere. Certo. Forse qua a destra? No. Non so già dove sto. Ora a destra però. Ah.
Siamo già morti di nuovo, però. Lì non so come arrivarci adesso. Questo è quello che avevamo trovato un milione di anni fa e non avevamo mai attivato. E quindi non era sulla mappa di mortacci su. Adesso ho capito dove porta. Porta all'altro che ho trovato prima, a cui non potevo accedere e che non mi ha segnato sulla mappa perché non lo potevo attivare. Che si apre da qua. Ma gli venisse un accidente, guarda. Ma continua a non segnarlo sulla mappa perché sono stronzo, fammi capire. O devo fare, devo sedermi al falò, come dicevamo le altre volte. Perché continua a non segnarmelo questo. E no, giù non serve a niente che si tornava nell'altra area. Continua a non segnarmelo, vabbè, proviamo a sederci a un falò, ma non lo troveremo mai un falò, sono troppo lontani i falò, non ce n'è uno vicino al teletrasporto di là, no. Però io continuo a non capire da che parte devo andare qua. Cioè come faccio a salire da qua? Devo fare tutto il giro così. Perché da qui a lì su non si va, devo fare tutto il giro a casa. Moriremo prima di riuscirci, che sembra molto bello. Ma guarda che maledizione! Tutto sto giro devo fare ogni volta. Siamo morti. Perfetto. Non ci arriviamo mai a sto giro. Anche perché qua i nemici fanno pure più danni. No, ti ringrazio, sei stato veramente prezioso. Indovinate un po' chi è che deve rifarsi tutta la camminata da capo, indovinate. Prego. Ricordo manco qual era questo.
In realtà ce ne dovrebbe essere un altro, che c'è lo spazio per un altro teletrasporto. Ci deve essere forse un altro teletrasporto in sta roba, in sto posto giallo qui. C'è altro ascensore, che lo segna sulla mappa. Scemo io qua. Che mira, signora mia, eh? Allora, con calma, porca sotto. Qua in teoria si potrebbe salire, ma non posso farlo, quindi... Allora, qua c'è una porta bianca, almeno questa la apriamo. Thank you.
Ma... Ma qua c'ero già stato. Che mi c'è? Vabbè, è una scorciatoia proprio me. In teoria per arrivare prima qua. Siamo usciti, provo a uccidere il capocchione che spara qua. Ah, mi ricordo, eravamo morti prima di queste pallottoline piccole l'ultima volta. Ok. Ora, proviamo a scendere. Lo ammazzare lui, magari, tanto lì di ciccia, è inutile che lo ammazzi. Non mi dire che posso saltare, volare, fare cose del genere. No, ti fa correre più veloce. Evviva! Non mi conviene andare giù qua. Non voglio risalire proprio. Me. Che dici? Qui c'è un falò. Voglio provare una cosa. Vedi, però non li segna comunque con i due teletrasporti sulla mappa. Per quale cacchio di motivo? È tipo qua uno. Dov'è? Già non mi ricordo dov'è. Perché questi sì? 1, 2, 3 e 4 e questi nomo. Bah. Se non è un bug è un'altra scelta proprio che non capisco, se non per rompere le palle alla gente. Era qua l'ascensore. Era qua l'ascensore, mortacci sua. E... ma voi dovrei capire che io faccio il giro di qua e arrivo da quest'altro lato a quel boss, perché altrimenti non saprei comunque. Thank you.
Vabbè. Direi che possiamo fare così. Chiave blu ne abbiamo quante ne vuoi, no? Però non ci posso arrivare a solo, mi serve. Devo premere prima quello. Oh signore, questo ma dove mi porta? Ok. Molto suggestivo questo posto. Qua non ci arriva, vero? Ho bisogno di, un'altra cosa che mi facesse vedere bene i personaggi. Ne ho proprio bisogno di avere. Guarda come ci prova lui. Mi ha colpito uguale, perfetto. Non vedo la mazza però. Si chiama Darkness, giustamente. Pensavo fosse morto, beh. Tutto gli puoi dire tranne che sia pubblicità ingannevole, dai. Ma non morire, no, non morire, no. Passaggio segreto. E non morire manco tu. Più 4. Non più 1, non più 5, più 4. Va bene. Una chiave di un colore non ben definito. Bianca. Ah, cacchio. Avevo rimosso gli attacchi di quelli. Un liner.
Ah, questo era quello che ho... Già mi sono dimenticato gli attacchi che fa. Non pensate che io non ci abbia pensato alla faccenda della freccia. Delle frecce maledette lì. Contro i Lionel. Mannaggia la miseria. Ma ora dovresti anche morire, grazie. Ben gentile. Dov'è che stiamo di preciso? Oh. Se scendo qua. No. Ah, non muore, non muore, non muore, perché dovrei distruggere qualcosa sotto prima, ok. Mi conviene aprire sta porta, scusatemi. È giusto una scorciatoia. Apriamo. Potrebbe rivelarsi utile, eh. Nah. Non l'avrei mai immaginato, eh. Siamo arrivati al boss. Ok, dai, per forza falò più boss, però il boss così non lo faccio, cioè il falò non serve a niente, che non mi fa riparare, ci deve stare qua un ascensore o qualcosa. No. E che cacchio, vado trovando che io mi faccio il boss così adesso. Che è quello verde, ovviamente. Senza morire. Se no altrimenti mi devo... Ah, ma c'è l'ascensore lì. Ma quell'ascensore lì è chiuso però. Quello è il problema. Io qua ci posso arrivare, ma non posso fare questo passaggio qua perché dobbiamo sconfiggere il boss. Io devo partire da qui. Vabbè, non è tanto lontano effettivamente. Preferirei non doverlo fare, ma... Magari è un boss scemo. Ti devo rompere le corna, letteralmente?
Ah, un pezzo alla volta, adesso il mento. Non so dove colpirti, figlia mia. Fase 2. Ah, ecco. Non c'aveva manco il boss, dai. Non c'aveva nemmeno la barra dell'energia, non ci ho fatto caso. In che verso girano? Ah. Sbagliato io qua. Ma lui non mi fa niente al corpo, diciamo. Ma moriamo comunque. Ah, non mi faceva niente. L'avessi saputo un secondo prima, mannaggia. Come funzionava. No! Non so cosa faccia, però. Faremo la strada più veloce. Devo salire? Ma mi vuoi far ammazzare questi ogni volta, però? No, dai. Che palle. Cioè, devo arrivare già mezzo ferito, però. Ma ti pare bello? Ma no, col cazzo! No, ci deve essere una scorciatoia che mi sfugge, però. Non ha senso che mi devo fare tutto sto giro ogni volta. Però non ce la stanno, però. Cioè, no. Che qui non posso fare sto giro qua, o sì? Ah no, forse sì, aspetta. Ho fatto una cazzata, ma tornare qua? Mi devo far ammazzare? Perché ho fatto tutta sta camminata per fa che? C'era modo di salire lì? Andare qua e poi proseguire, sì. Vabbè. Ci dobbiamo arrivare pure che senza morire con un colpo mortale extra in più, che possiamo resistere.
Allora, con calma, fammi capire. Ah, da lì devo salire, scemo io, ok. Oh, ci sta che non sia così... così stronzo. Ma è pensato bene, là, puoi anche fare il giro evitando i nemici. Quasi tutti i nemici, ma... È giù però? È giù che devo andare, vero? No, su. Mi sono già perso. Ah sì, giù e poi su. Ok, poteva andare meglio, ma poteva andare pure peggio. Però io... A costo di sembrare noioso, ma tanto dico sta, fammi partire da qua. Cioè... Tanto gli costava. Ho visto di fatta la parte prima però col testone di Gorgone, immagino. Ovviamente. Ah, questo è un altro discorso. Ah, è rimasto un pezzo di corno lì. Ah, mi sono distrutto. Lo potevo tankare questo probabilmente. E all'improvviso progressione, così. Un po' tanta fatica. Ok, finalmente possiamo aprire sto muro. E accedere in teoria all'area finale, che è questa sopra, chiaramente. Però mo abbiamo da aprire questa porta verde, tre porte verdi, quattro porte verdi, un sacco di porte verdi. E lo facciamo allora, facciamolo. In tutto questo io non ho ancora capito come stracacchio si faccia sto pezzo qua, però. Allora, questa è la più vicina possibile, mi sa. E dovrebbe essere qua. Sì. Però già che ci siamo, questo mi darà sicuramente un bel po' di...
di Orb. Oh, dov'è che arrivo al Cosmo? Devo andare di qua e scendere di là? Passaggio segreto qua, vero? No? No, devo andare all'altro teletrasporto che mi deve portare qua. Devo andare a questo che mi porta qua, credo. Questi sono nemici di inizio gioco e ancora due colpi gli servono. Ma questo? L'abbiamo rigenerati! Ecco cosa ho fatto. Ho comprato una roba all'inizio con un sacco di risorse che diceva tipo ripristina le fiamme, una cosa del genere. Erano qui. Ecco perché le sto trovando di nuovo. Le abbiamo ricicciate. Ok, buono, buono. È tutta salute gratis. Però non, magari non cadere come una piracotta, che dici? Vero che tu mi mandi quell'altro? Esatto. E qui addirittura pure una. Qui c'è una porta verde, tra l'altro. Ah, vedi, qua forse mi servì. Potevo usare il cubo del tizio lì, ma nemmeno in realtà. Eh no. Non buona come posizione. Neanche qua è buono. Un sacco di salute abbiamo buttato. Tutto questo per prendere un po' di mana, fondamentalmente. Un po' di attacco. Ah, no, attacco, è vero. Vabbè, non mi lamento, non mi lamento. C'è un puntatore del mouse a vista. Non mi lamento. Qua non si può andare da nessuna parte, vero? Vabbè, questa abbiamo guagliata, ce ne possiamo anche andare da qua. Il problema è che la via più veloce non ce l'abbiamo. Che poi devo tornare per forza qua col teletrasporto e rifarmi tutta camminata se voglio tornare all'ascensore. Conviene quasi suicidarsi, è una roba brutta a dirsi, però. E qui non è aperto, no? Ah, però qua si può salire. Vedi, vedi sta cosa qua, vedi che non la segna sulla mappa, vedi che uno si arrabbia. Che non lo segna questo che posso andare qua. Io sono assene favorevole ai segreti, ma una volta che li ho scoperti me li devi evidenziare, non me li posso ricordare tutti quanti io. Allora, direi qua. Finalmente. Oh, ne imbroccassi mai uno di sti cacchio di ascensori, oh. Questo. Ma questo qua lo abbiamo lasciati così. Devo scendere, no? Scendere, scendere due volte. Scendere ancora? Mo?
Ah, lì è, non lo vedevo. Ah, non t'avevo proprio visto a voi. Ok. E da qua dove andiamo? Da nessuna parte. Ma c'è però un'altra porta verde qua a destra, qua a sinistra, ok. Ah, posso riposarmi? L'han presa bene però, eh. Siete morti un sacco di volte. Quando sarà finita questa storia, Epimeteo avrà la mia anima. Ma mangiamo, mangiamo, ho preparato il pranzo. C'è un po' una... una scollatura tra le due cose. Andiamo, quasi 10.000 cazzi in bocchi qua. Ah, tu guarda dove stiamo. E come ci arrivo di là senza cascare male? Così. Ah. E vabbè. Buonanotte, come buonanotte. Abbiamo trovato a mo' la chiave, usiamola. Venisse un accidente.
Non ci posso andare, ma da qua, no, dovrò fare il giro da solo. C'è un'altra area ancora, ma quante aree ci stanno? Diecimila, signori, 10.000. Qua già a Muina mi devo ricordare il giro che devo fare, che qua per me devo conviene scendere qua, c'era qualcosa da premere. Quante strade, Madame Adore? Credo di capire dove sto. Ok. Qua serve il cubo per saltare da quella parte là, eh. Era più forte della media questa. C'è da fare pure quella camminata lì in salita lì, che porterà sicuramente da qualche parte.
Non so se voglio fare questo giro o voglio fare quella salita lì, che mi sospetto che quella salita lì sia più... Però non mi ricordo già da che lato ci arrivavo, da qua. Che sembra... Questa sembra più strada principale, quella potrebbe essere la roba. Portare a un segreto, che ne so. C'è un oggetto. Questo non è un pulsante, non è niente. Come mi hai colpito però? Ah, questi è vero, questi ricicciano. Se non c'è la musica che li indica come mini boss, diciamo ritornano in vita. Siamo abbastanza morti comunque. No, mi stavo solleticando. Cioè, indo il naso. No, Ah, però forse da lì? Ma non c'è molto da fare, effettivamente. Cioè, non si esce da nessun'altra parte qua, eh. Tanto vale così. Ah, però potrei arrivare là a prendere quello. Come ci arrivo? Non morendo così, ma mi sa che... Ah, cazzo. No! Idiota. Buonasera, battuta finale. Quasi, credo.
Cioè, abbiamo accesso all'area finale, credo, adesso. Dopo aver ucciso le tre gorgone. Però c'è un sacco di roba indietro che sto cercando di recuperare. Ah, non benissimo. Ah, si è aperto quello, è un dramma però. Dove cacchio stiamo andando? Che giro assurdo! E qua come faccio a non morire? Così. Uff. Non pensavo facessero danni a contatto quelle cose. Qui è Rial, buonasera. È chiaro che i miei preferiti sono il mago e lei, cioè 12-8-02, 9-8-10, 11-6, queste cose. Invece questo sta tipo ancora a... Ah no, questo parte già più forte, però il maledetto. Ora però. Per rifarmi tutta sta giostra qua, io da dove devo partire, mo? Mi devo rifare tutta la camminata da qua di nuovo. Devo teletrasportare, devo andare all'ascensore qua e farmi tutto giro, risalire. Ah, Zeke raccoglie le casse, fondamentalmente. Raccoglie dei mattoni che puoi usare per fare dei salti un po' più in alto, diciamo. E poi fa un attacco a pallonetto. Niente, io gli potrei volere molto più bene a sto gioco, l'ho detto. Volemo questa? Gli potrei volere molto più bene. In realtà potremmo andare a finire in realtà, però. E sono sicuro che beccheremo il finale brutto, eh. Continuare a scendere qua, non penso. Non così terribile come per adesso, sta parte qua di backtracking, ma eh no, col cacchio non è niente terribile. Io non, sto salto qua l'ho fatto prima, non ho capito come. Cioè, se voglio tornare là. Sta cazzo di campana non la potevi fare che ci camminavo sopra. Ma non posso più tornarci.
Cioè, mo mi devo suicidare e ripartire, perché come ci torno lì quell'ascensore lì di nuovo? A quel punto lì di nuovo? Ma ti pare normale? Secondo voi? Cioè, mi sembra un modo sensato di... Capisco che vuoi fare i segreti, quello che ti pare a te, però... Pure è difficile morire adesso che siamo pieni di armatura qua, cioè... Fa tutto 3 danni alla volta, qua non moriremo mai così. Ma non è manco level design, è proprio cazzimma inutile. Perché la mappa è pensata abbastanza bene, proprio c'ha ste trovate che... Ah no, posso fare il giro di qua e riprovarci, ok. Però di mortacci tua comunque. E che a volte sembra che vuole farti perdere tempo, ecco. Che non è una cosa che io gradisca particolarmente. Ribadiamo che su questo non sono segnati questi teletrasporti, perché sennò era facile. Sto fingendo di ricordare dove andare. Ma mo devo pigliare il cazzo di cubo ogni volta, però non c'è una scorciatoia qua, chissà. E muori! Troppo sbattimento! Sapevo che poteva andarmi bene 2 volte di fila. Guarda che siamo morti di preciso qua. O mi spiegate come dovrei evitarlo questo? Qua sotto siamo morti prima. Ah no, devo salire qua. No, per fare una cazzata stavo per scendere giù. Anticipato, ma troppo proprio. Ah, qua siamo morti. Ah, non ci arriva lì questa.
Come ci dovrà arrivare lì da sopra, immagino. Non pensavo che scendesse. Tutto il giro devo fare, per forza. Benissimo qua, eh. No! Ma va a morire ammazzato. Tanta fatica per niente. Ah, troppo presto. Devo passare da sotto lì. Abbiamo il cubo. Che fatica, signora mia! Pure i nemici invisibili? C'era bisogno proprio, eh. Beh, ah, devo premere il pulsante per aprire la porta in basso. Pensavo bastasse uccidere i nemici. Porca miseria, non sono finiti. Sono risponati. Continuiamo.
Continua a sembrarmi una meccanica che è stata messa, non so per quale motivo questa Refalò, eh. Perché sembra proprio, sembrano messi apposta per essere dei salvataggi come un Metroidvania normale, no? Vedi? Devo trovare un modo per il finale buono. Il finale buono secondo me devi trovare a che serve questa, quella pallina volante che ti segue. Qui dobbiamo trovare tutti i segreti. Se vogliamo il finale buono, secondo me. Vedi il vecchio? No. Dobbiamo ritrovare quel vecchio maledetto. Quindi vengo da sopra. Qua non torno giù semplicemente. Ah, guarda dove stiamo. Devo salire da mago, devo salire, ho capito. Perché salti di lato, eh? Chi ti ha dato il permesso? Ce ne sono due, tra l'altro. No, ma fammi danno mentre non posso reagire. Esattamente quello che volevo. Mi sembra un'ottima idea. E vabbò, qualcun altro. Un antico anello che può creare un blocco. Ah, uno scudo tipo. Ah, è per Zeke. Ma va, mori ammazzato. Ah no, il blocco proprio. Non blocco come bloccare. Para. Ah, questo è buono allora. Questo mi risparmia lo sbattimento di andarmeli a cercare ogni volta, ok. Però abbiamo finito noi qua. Tutto sto cattedrale era solo per provare, per prendere sto oggetto. Solo, cioè, per carità, Ci manca fondamentalmente queste porte verdi qua. E io continuo ad essere nel dubbio atroce che qua non capisco perché non mi fa andare. E tutta sta porta qua che non riesco a capire che bisogna fare. C'è una porta di quelle nere grigie da far alzare, ma non capisco come. E secondo me da qua fai il giro in qualche modo e torni qua. E lì, secondo me, sto mini boss qua sarà qualcosa per andare avanti nella trama, mannaggia. Ma io non riesco a farmi capace a capire che devo fare. Vabbè, lo facciamo la prossima volta. Cioè, apriamo un paio di porte, un'altra porta verde, magari tipo questa. Che è facile da raggiungere. E poi ci andiamo a dormire, dai. Abbiamo fatto pure più di quanto pensassi alla fine. Però dobbiamo riprenderlo presto, perché sennò mi dimentico tutto. Domani c'è la partita, non c'è cielo duro, quindi magari no, però.
Mi sono distratto, la fretta di tornare già. Tanto valeva morire però effettivamente. Non so mai come si torna indietro in realtà, Da qua giù. Un po' inutile però. Sì, comunque se voglio tornare a quell'ascensore lì mi conviene suicidarmi, cioè ci metti molto di meno. Attiva. Allora, questo qua che sarebbe Ruins of Ash. Ben gentile. No. Vabbè, ci deve essere un indizio da qualche parte. Ah no, c'è scritto? Due? Ok. Tre è questo? No. Perché no? Ah no, però quello non era un 1. Era un 3 quello. Questo mi riporta all'inizio, no? Quindi il primo da premere è il 3. C'è qualche indizio nella stanza che è capire un 3. È un 2 qua che ho premuto prima. Il numero di teste cornute, no? Quindi non è 4 adesso. Ma può essere qualsiasi cosa però. Le testoline dietro che sono 6, non capisco cosa dovrei. Cosa dovrei vedere. No. Devo andare a caso? Non è quella manco. Cos'è rimasto? 4 sopra lì.
Ah, forse ho capito dove stiamo, sai. Posso esprimere il mio lallero? Ah, però possiamo andare a questa verde qua, allora. Ah no, questo è il posto famoso di cui parlavo prima, no? Col cacchio! Ci volevo venire prima da un'ora e non c'era verso di arrivarci. E infatti non c'era verso di arrivarci, dovevo fare sta manfrina del teletrasporto qui. Ora ci possiamo venire che si è aperto la porta. Nemmeno troppo, in realtà. Però qua ci volevo assolutamente venire, che ci sono tipo... ci sono diverse strade lasciate in sospeso qua. Poi buonasera, uomo, buonasera. Non so come uccidervi a voi, si è capito? Però non posso proseguire da qua io. Devo fare il giro da sotto. C'è un posto dove non siamo mai stati, tipo qua giù. Perché mi è familiare questo qua? No, no, ma non t'agganciare, amore. Tocca la cosa, hai perso la via. No, non l'ho persa la via. Vero, quindi non ho perso la vita. Assorreta. Ah, vero, qua non riusciamo a salire l'altra volta, vi ricordate? Però invece si poteva, eh. Ma sei stronzo però. È una roba per il cavaliere? Spegne le fiamme? Ma vaffanculo. Ora ovviamente io dovrei ricordarmi, c'era un posto in cui potevamo spegnere, in cui c'erano un sacco di fiamme da spegnere, no? Ma mo secondo voi mi ricordo dov'era? Secondo voi io mi ricordo dov'era? No che non me lo ricordo. Non me lo ricorderò mai il posto dove c'erano le fiamme da spegnere. C'era una sfilza di fiamme in ordine. Ma come faccio a non morire male, scusatemi? Così? No, no, così no. Di qua. Però vedi, qua c'era il cubo da prendere per facilitarti la vita, secondo me. Per fare quel salto lì, eh. Due palle, figlio mio, un secondo. Io come arrivo laggiù, però? Come arrivo laggiù, però? C'è una porta verde, non dovevo tornare qua, forse. No, devo rifare sta storia, devo rifare.
Devo andare sempre giù dopo questo. Ah, devo buttare. Ricordavo che era un dito nel culo sto pezzo. Quel pezzettino lì in particolare era fastidioso. Perché è alla cieca, che non è esattamente geniale come idea, eh. Dio santo, che strazio! Ah, tutto sto casino è più a sta chiave qua. Un sacco di cure. C'è da scendere nella stanza prima, aspetta. C'è da scendere. Non ci siamo stati. Ok, altro posto più o meno. Almeno abbiamo trovato una scorciatoia qua, diciamo. Però lì abbiamo chiuso, mannaggia. Invece salgo di qua. Qua c'eravamo stati, mi sa. Però perché non li segna sulla mappa, santi Dio? Perché non li segna sulla mappa? Non riesco a capire se è un cacchio di bug o devo comprare qualcosa al negozio, ma perché questi sì e questi no? Nell'area viola e nell'area gialla, non, cioè l'area, diciamo, fucsia qua, rosa, lilla, perché c'è questa qua che è viola, non li segna. Nell'area arancione, nell'area giallo scura, pure la fantasia dei colori, che abbiamo giallo, giallo scuro e arancione qua, abbiamo azzurro, blu, rosa, lilla e viola, cioè un po' di salmone, no ma salmone no, non è così il salmone, salmone è più virato, questo qua è più salmone di questo. E non li segna si teletrasporti, mannaggia la pupazza maledetta. Il compenso è pieno di cose che non abbiamo raccolto, di chiave. Non facciamo del facile sessismo cromatico, su via. Eh? Andiamo. Sì. Poi da qua io potrei provare ad andare qui, visto che ci siamo.
Oh no, ma manco co cacchio, perché qua è chiuso. Ovviamente, chiuso. Era facile se no, vero che se vado a sinistra non è che c'è una porta nascosta, no? Ovviamente no. Perché la mamma di chi tocco io qua? Ah, ma qua c'è un'altra. C'è qua un'altra cazzo di via che non abbiamo aperto con quel pulsante lì. Come ci arrivavo lì? Quindi non posso fare manco sto giro, non posso fare. Santi Dio, che strazio. È scienza, sì, sono sicuro che quello schema è tratto da una pubblicazione su una rivista scientifica importantissima, peer reviewed, con fattore di come si chiama altissimo. Buonasera, Timmy. Ah, vedi? Se no ci serve questo per uccidere i fantasmi e quegli altri nemici impossibili da uccidere in quell'area lì. La stanza piena di croci, ma avete mai visto una stanza piena di croci? Qualcuno si ricorda? Mi posso mai ricordare una stanza piena di croci io? Dall'inizio del gioco, ma poi qua che ci vieni a fare? Credo che mi ammazzerò e staccherò, perché non so dove andare adesso. Qua non so come arrivarci, forse da qua. Possiamo provare questa, prima a destra, poi sali qua, poi tutto sto giro, sì. Proviamo giusto quella, eh. Una stanza piena di croci. Qualcuno si ricorda una stanza piena di croci? Lui dice mi ricordo di averla vista. Allora dimmelo. Che t'ho fatto, scusa? Dimmi le cose. Che te le tieni a fare? Ti devo pagare. Allora, dovremmo andare. Dov'è che avevo detto? Qua. Quindi. Una stanza rossa con un'apertura in alto che dà su un rettangolo inesplorato. Una stanza rossa. Con un rettangolo in alto. Ma rossa intendi questa? Tipo falò. In basso all'area giallina. Questo dici? Questa è una stanza per spendere i punti. Non credo che in genere è circoscritta, no? Non c'è un. Non porta ad altro in genere. Se dici questa, eh. Non l'ho mai aperta probabilmente. Però è una di queste stanze dove compri le cose che spendi le risorse come quando muori. Però non devi morire fondamentalmente. C'è un falò con tre aperture. Ma allora, dove cacchio? Qua? Ah, qua! Ok, capito. Capito, qua. Certo. La fa facile un ragno. Come ci arriviamo la luce da qua forse? Salendo da qua? No, perché è chiuso ovviamente. O a meno che non ci sia un passaggio invisibile che non è segnato sulla mappa. Devo finire da qua? Devo venire da qua e scendere, sì. Chissà perché qua non ci siamo saliti però. Vabbè, facciamo sta cosa qua, poi la facciamo domani, la prossima volta. Domani no, ma la prossima volta. Allora, destra, destra, su, destra. No, destra, destra.
Destra, giusto? Sì. Fatina della malora. Ci veniamo un secondo. Non l'avevo visto. No. Calma. La fretta. Ok, quindi in teoria sinistra e poi su. Qua c'è una porta verde, sì. 90 agganciare. No, un bel posticino questo. Vabbè, l'importante è passare. Ah, ma tutto sta un casino per prendere una... un po' di salute extra. La pigliamo, eh. Perché rallentano a un certo punto, maledetti? Ogni volta mi frega, oh. Ogni santa volta mi frega. Vabbè, ne valeva la pena. Moderatamente la pena. Quindi qua, mannaggia, se capissi la via più rapida ci proverei adesso, ma è un casino arrivarci qua, ta? Poi scendi qua, poi sali di qua, sì. Ah no, non era questo, era questo. Qua non capisco se la via più veloce sia salendo da qua. No, perché era chiuso, abbiamo detto. La via più veloce sarebbe prendere questo, forse. Aspetta. Quindi ma non ci siamo venuti poco fa proprio qua, no? Sono scemo io. Io però devo capire sta cosa qua. Secondo me la chiave è la maledetta stanza con le croci che ci fa sconfiggere gli spettri, che è quel nemico che non possiamo uccidere in una di queste stanze qua. Dove sta? C'è una stanza qua in cui c'è una porta grigia che non riusciamo ad alzare perché non riusciamo a uccidere tutti i nemici, credo. È uno di quei nemici, uno di quei fantasmini verdi. Credo, eh. E da qui probabilmente in qualche modo fai il giro e arrivi qua, non lo so. Cioè, non... Chiavi da aprire non ce ne stanno, però. C'è porte da aprire, eh. A parte quella rossa lì che non abbiamo la chiave rossa, ma... Poi c'è da esplorare ancora tutta sta zona qua, eh. Ora che ci penso, c'è tutta questa zona qua che abbiamo combattezzato la zona Metroid, che non abbiamo ancora fatta. L'avevo sbloccato oggi pomeriggio mentre non ero in live. Che mo' abbiamo questo, che un minimo ci aiuta.
per risparmiare tempo rispetto a tutta questa manfrina qua. Però niente, ogni santa volta che voglio ricominciare a esplorare devo prima ammazzarmi, perché è la via più veloce. Perché adesso sto qua. Se volessi venire all'ascensore, fammi fangi. Pure sopra il grigio, che intendi sopra il grigio? Scusami. No, ma questo è il boss, l'area finale. Questa stanza qua l'apri quando ho ucciso tutte e tre le gorgoni. C'è un simbolo, ci sono le tre teste di gorgoni con i tre colori dei sigilli, no? Questa è chiaramente la parte finale. È tipo il castello di Dracula, per capirci. C'è la stanza di Dracula. Non era qua, però era qua. Vale la pena proprio sprecarli questi. No, forse sì, tanto qua non ci torniamo. Sì. Volevo andare. Allora, cerchiamo di capirci. Qui, quindi. Destra, destra, tutto destra. Poi scendi, 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 scendi. Facciamo l'ultima cosa, dai, rimane, mi dispiace lasciarla in sospeso. Quindi il teletrasporto è questo qua, che chiameremo il tomba delle gorgoni 2. Spezzate lo sguardo se vedete una stanza con le croce. Ah minchia, siamo tornati qua al primo boss. Quanti ricordi sto posto? Scendere qua. Ancora giù, no? Sì. Ancora giù, è qua, mi pare. Ok, ci siamo già in realtà. Colpa mia. Continua a non poterci arrivare, mi sa. A meno che sto cubo io non possa. Ah, ok. Ok. Minchia, ha fatto fatica, ma ha fatto fatica a sto pezzo. Ed è comunque per una cosa di salute extra, vabbè. Che fai, lo butti? Boh, perché sta trappola? Perché devi rompere le palle all'ultimo? Ops! Ok, ecco cosa fa la B. Ecco cosa fa l'attacco speciale. Guardiamoci un attimo giusto. Nei paraggi non c'è niente, no? Un po' nei paraggi paraggi, no? Ok. Facciamo il punto così me lo posso dimenticare con tutto comodo la prossima volta. Abbiamo tutta quest'area qua che è completamente inesplorata.
C'è questo mistero glorioso di questa zona qui che non riesco a sbloccare. Qua in teoria con una porta rossa proseguiamo. Ma a parte questo, a parte qualcosina in giro che saranno chiavi o altri tesoretti, qua, da parte qua, che non saprei lontanamente come arrivarci, perché sta parte gialla qua è insopportabile da navigare. E poi fine gioco, dai, non c'è tantissimo. È una bella domanda, tu dici questa, non ne ho più pallida idea, che in teoria qua sopra era chiuso, però mi segna sta area qua, quindi è chiaramente qualcosa. Potremmo andarci in realtà, che non è tanto lontano. Come ci arrivo? Sempre te. Sempre a destra. Perché ripeto, è una curiosità che c'ho da un pezzo pure io, ma. Lì è dove abbiamo trovato la campana per cambiare i personaggi, mi pare. O comunque un oggetto importato abbiamo trovato lì. Devo entrare qui nella porta blu, no? Sì. Non l'avevo visto questo ancora vivo. E vabbè, vaffanbrodo però. Ah, forse così adesso. Giusto, ok. Vabbè, mistero risolto, direi, dai. Ok, quindi boh, io salverei per sicurezza, perché non so mai se lo fa. In teoria sì, però. Ah, questo è l'attacco speciale suo? E cosa costa? Ah, costa 500 globi. Vabbè, però. Oh. Con un boss. Contro un boss che fai? Non lo usi. A posto. Ci mancano 4 oggetti in realtà, eh. Cioè, non è che abbiamo giocato male, è che abbiamo esplorato male. Ci mancano 4 oggetti. Uno sarà quello per gli spettri, chissà dove cazzo sta. Però potremmo provare addirittura a finirlo la prossima volta. Se non troviamo quello che dobbiamo trovare, che possiamo trovare, ce lo andiamo a finire. Ci becchiamo il finale brutto, sti cazzi, dai. Non è che gli ho voluto così bene da farmene un problema, Mettiamola così. Bella lì, bella gente, buonanotte. Zelda cosa manca? Zelda manca. Aspetta, usciamo da qua, sennò. C'ho la musica nelle orecchie. Un secondo solo. Un secondo solo. Zelda manca fondamentalmente finire la prova della spada, perché potrei aver capito almeno come superare quel Lynel lì.
Boh, quello che viene dopo non lo so, se la falliamo di nuovo la salutiamo. Però a quel punto o mettersi in qualche modo a trovare gli altri sacrari, ma non saprei come, quella decina di sacrari che mancano. Altrimenti manca, boh, quel dungeon grosso sotto al castello e poi il boss finale. Non manca molto, eh. Quindi la mia idea è che riprovare la prova della spada per un'ultima volta e poi magari sparare un ornitoringo globale per farmi dire magari cosa se mi sono perso qualcosa di particolarmente importante lì. O farmi aiutare in quei maledetti due sacrari che non riesco a risolvere, anche se quello mi. Pure meno, un paio probabilmente, o due o tre, sì, dai, due o tre. Dipende da come ce la vogliamo giocare. Ecco, se scopro che c'è un modo per trovare tutti gli altri sacrari, li vorrei pigliare i sacrari, capito? Perché io ero partito che non li volevo prendere tutti, ovviamente, che non sono completista. Però quando te ne mancano 10, 10, 11, no? Su 120, un po' mi ruga. Perché almeno c'è da giocare un minimo, capito? Se fossero cose da trovare, basta, me ne fotterei, no? Cioè, non me ne, quello non mi dà niente. Perché c'è comunque da fare qualcosa. Però sono incazzato proprio nero con me stesso di non riuscire a sbloccare quei due sacrari lì con la filastrocca. Non riesco proprio a capire il. Cosa devo fare? Quello mi stava girando le scatole, facendo girare le scatole non poco. Poi l'altra decina non saprei. Più che andare a giro per ore a caso, che non mi sembra il caso, scusate, non saprei come fare. Per cui, boh, non so, non so. Chiederò se c'è magari, che ne so, un oggetto segreto per trovarli, non so. Mi pare strano, onestamente, perché c'è già il sensore che ti segna a una certa distanza. Ma magari mi è sfuggito qualcosa. Però sì, non manca molto purtroppo, non manca molto. Vabbè, abbiamo fatto una trentina di live di Zelda, perché io mi sto scaricando i video che poi provo a caricare su YouTube dopo averli tagliuzzati, ma sono indietro di un anno quasi. E ho scaricato l'ultimo che era il 25esimo e sono indietro di diversi film, di diversi live, quindi sì, una trentina di video di live l'abbiamo fatta. Vabbè, fatto il conto, sono 100 120 ore. Fai conto che abbiamo giocato 3 ore, 3 ore e mezza live, pure qualcosa in più di 30, mi sa. E abbiamo fatto un paio molto lungo, pure 5 ore, mi sa, un paio di volte, però. Però ci sta più o meno come dimensione, come quantità. Vabbè, bella lì. Buonanotte a tutti, alla prossima.